Un'introduzione velocissima. Abbiamo un'opportunità fiscale importante che il collega ci illustrerà e che permetterebbe alle aziende che vogliano acquisire dei dipendenti dall'estero di ottenere, cioè che vogliano crescere la propria base dei propri dipendenti, di ottenere dei vantaggi fiscali importanti. Questo è un dato, è un dato. A questo dato coniughiamo il fatto che nel mio girovagare da consulente mi capita spesso di osservare che alle imprese manchino alcune competenze e le desiderano, spesso non potendosi permettere di pagarle quanto queste desidererebbero. Allora, se io posso dare il doppio, cioè perché tanto io devo pagare il costo lordo è uguale, e invece di darlo metà allo Stato e metà al dipendente, lo posso dare per tanti anni tutto al dipendente o gran parte al dipendente, è un incentivo forte che però devo dire che non trova in realtà poi riscontro. Ecco, ne parleremo un attimo, perché questi due mercati, il mercato del lavoro di chi offre e di chi domanda, rimangono molto scoordinati, molto lontani. Ma io su questo, appunto, su questa ipotesi di lavoro ci siamo un attimo interfacciati, ho chiesto a Teresa Pastena che ha l'occhio sul mercato inglese perché lì vive e lavora e ci può raccontare se si notano dei segnali. Non faccio spoiler, questo ce lo dirà lei. Parto un attimo dalla parte tecnica di Sebastiano che impiegherà giusto qualche minuto, okay, per farci capire qual è il vantaggio fiscale di cui io mi avevo accennato e poi do a Teresa la possibilità di raccontarci il suo punto di vista. Grazie a tutti e buona serata e buona prosecuzione. Sebastiano, a te. Sì, grazie Francesco, grazie agli intervenuti e grazie a Teresa. Io, come mi ha già redarguito Francesco, farò una presentazione velocissima. Ecco qui. Allora, di cosa stiamo parlando? Parliamo dei benefici fiscali per i lavoratori cosiddetti impatriati. Quindi parleremo sostanzialmente del regime di tassazione agevolata, di come fruire dei benefici e poi alla fine, diciamo, della tavola rotonda anche spazio a domande e risposte. Il regime di tassazione agevolata è per i lavoratori impatriati, quindi intendiamo nella ratio del legislatore una normativa che permette in particolare coloro che, diciamo, di nazionalità italiana si sono trasferiti all'estero, di rientrare e di ottenere un beneficio fiscale. Beneficio fiscale che può essere, appunto, applicabile quando il lavoratore, non è stato, appunto, residente in Italia nei due periodi di imposta precedente al trasferimento nuovamente in Italia, si impegna a risiedervi per almeno 2 anni e svolge l'attività prevalentemente nel territorio italiano. Se queste condizioni sussistono, cosa succede? Succede che nel periodo di imposta, appunto, in cui viene trasferita la residenza e nei successivi 4, i redditi di lavoro dipendente o anche quelli di lavoro autonomo prodotti in Italia sono sostanzialmente esentati del 70%. Quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivamente solamente limitatamente al 30%. Questa agevolazione è ancora più elevata qualora la residenza venga trasferita nelle regioni che ho inserito nelle slide, quindi Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In questo caso qua l'esenzione sale addirittura al 90%, quindi io lavoratore dipendente vengo tassato solamente per il 10%. No problemi di connessione. Come questi benefici, appunto, dicevo, si possono ulteriormente estendere il lavoratore abbia almeno un figlio minore in carico o diventi proprietario di una unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, appunto, al suo trasferimento. In questo periodo di prolungamento l'esenzione dei redditi scende al 50%. O resta appunto pari al 90% qualora il lavoratore abbia almeno 3 figli minori a carico.
sviluppato, quindi come praticamente viene fatta l'esenzione. I lavoratori dipendenti possono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, dichiarando appunto di possedere questi requisiti, e in questo caso appunto direttamente Imusta paga, opera l'esenzione. E se invece il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione Imusta paga, il contribuente ne fruirà tramite dichiarazione dei redditi. Stessa maniera per i titolari possono accedere al regime agevolato appunto in dichiarazione dei redditi. Inoltre, per coloro che percepiscono i compensi con ritenuta di acconto, possono fare una dichiarazione per la quale, tramite la quale appunto operare la ritenuta del 20% sull'imponibile già ridotto in base a quanto previsto appunto dalla disciplina agevolativa, quindi con l'esenzione del 70% o del 90%. E questo per quanto mi concerne è tutto. Io lascio spazio al proseguo e lasciando poi eventuale spazio a domande e risposte. Insomma, per chi rientrasse, fondamentalmente il lordo quasi coincide col netto, quindi possiamo ottenere un incremento che possiamo anche dare poi al dipendente o altro. Bene, pur in presenza di tutte queste agevolazioni, non è detto che la gente voglia rientrare. Poi questo un po' è la morale, no, della storia. E non è detto, aggiungo stasera, non è detto neanche che le aziende abbiano come dire, il coraggio di andarsene a cercare. Quindi sono due le difficoltà, no? Lo Stato può mettere l'oro sul tavolo, i diamanti sul tavolo. Ecco, guardiamo al primo aspetto. Quindi non è detto che le persone vogliono rientrare. Quindi, Teresa, tu vivi il mercato inglese. Raccontaci un po' cosa ne pensi, cosa vedi, cosa hai visto. Tu che sei stato oltretutto partecipe anche un momento così importante, no? Quale quello della Brexit. Sì, allora perfetto. Allora, grazie Francesco. Dunque, io vado a focalizzare il mio intervento su tre punti. Una piccolissima che ormai è sul mercato da circa 10 anni. Abbiamo potuto vedere, no? Anni, il cambio del cambiamento del mercato del lavoro, soprattutto nell'ultimo anno, ma ancora prima con la Brexit, dopo appunto l'elezione del 2016. Quindi appunto vado ad analizzare un pochino la pandemia, il fenomeno della Brexit, e poi concludo con delle riflessioni o dei consigli, per chi vuole prenderli come consigli, su come cercare di attrarre, no, i candidati per farli appunto orientare dal paese in cui sono, nello specifico il Regno Unito, quelle persone che in questo momento guardano ad altri mercati e potrebbero, ecco, volere invece rimanere in Italia. Ora, partendo da Silicon Coffee, molto, molto velocemente, Silicon Coffee nasce nel 2012 per colmare un gap sul mercato, quindi rivolgersi a quel professionista italiano in cerca di condizioni lavorative migliori. Quindi c'erano moltissime agenzie che si rivolgevano, diciamo, a ragazzo che magari cercava il lavoro piuttosto che il lavoretto nell'ospitalità. Non c'era invece nessuno che si rivolgesse all'italiano professionista, quantomeno diciamo qualcuno che cercasse lavoro nel proprio ambito di studio. E quindi quello che facciamo fondamentalmente è insegnare al professionista italiano a competere anglosassone attraverso in particolare uno strumento che è il curriculum. Quindi curriculum che chiaramente è il nostro bigliettino da visita e che è fondamentale appunto per riuscire a competere su questo mercato. L'Europass qui non esiste perché contiene degli elementi discriminatori come la foto, data di nascita, stato civile, eccetera, ma soprattutto l'Europass è una lista di lavori svolti e questa lista non aggiunge alcun valore poi alla fine della candidatura. Quello che manca, e quindi il focus poi dei CV sono invece gli achievements, no? Ovvero quei successi registrati che immediatamente comunicano al lettore, quindi che io sia recruiter, comunicano il potenziale del candidato che ho davanti. E quindi abbiamo negli ultimi 9 anni assistito migliaia di professionisti attraverso consulenze one-to-one, web,
seminari sia in Italia che in UK. Dopodiché nel 2015, come evoluzione naturale del progetto, parte anche la recruitment agency, perché non ci troviamo solo i dati, ma ci sono quelle aziende che hanno necessità di bilinguismo. Quindi, dieci anni come sono cambiati. Vedendo, appunto, analizzando un po' il fenomeno della Brexit e della pandemia, la Brexit ha cambiato in maniera permanente i processi migratori. Pensate che dal 1 gennaio di quest'anno 2021 sono entrare in Italia abbia un visto, quindi un visto. Scusami, ti devo interrompere, io credo che sia il microfono, però salta la conversazione, non so se... Allora, aspetta, lo mantengo così, si sente meglio? Forse sì, proviamo. Ok, proviamo. Allora, dicevo, dal 1 gennaio di quest'anno non si può più entrare in UK per ragioni lavorative, a meno che non si abbia già un visto, quindi l'azienda abbia sponsorizzato il candidato. Chiaramente lo sponsor da parte dell'azienda comporta dei costi, e un messaggio questo che ancora non è chiaro a tutti, perché noi continuiamo a ricevere, soprattutto nelle ultime settimane, tantissime richieste di voler essere aiutati per entrare in UK, ma purtroppo non è più possibile. E quindi questo inevitabilmente comporterà un'inversione di tendenza. Gli anni 2014, 2015, 2016 hanno visto un esodo massiccio da parte dell'emigrazione italiana, da parte dei professionisti italiani in UK, al punto che il consolato italiano lanciò questa iniziativa, questo progetto Primo Approdo, al quale io ho avuto la fortuna di partecipare con altri consulenti esperti in altre materie, tra cui legale, fiscale, eccetera. E questi eventi erano proprio degli eventi di orientamento per accogliere tutta quella massa che arrivava a Londra, perché poi Londra un po' è sempre stata considerata come l'Eldorado, no? Si arriva qui, si trova lavoro in 2 settimane. Non è mai stato così, non è così ora con la Brexit, ma non era così neanche prima della Brexit. Per cui, ecco, questo orientamento aiutava poi a dare delle informazioni evidentemente mancanti. Con la Brexit, quindi all'indomani della Brexit, che cosa è successo? Che il mercato del lavoro inevitabilmente è cambiato per quelle aziende europee presente in UK. Tante aziende si sono ricollocate in altri paesi. Mi viene in mente l'Agenzia del Farmaco Europeo, piuttosto che alcune banche, alcuni gruppi assicurativi. Quindi questo chiaramente ha creato anche un ricollocamento del personale, ma è successo anche che anche degli europei si sono ricollocati nei propri paesi di origine, perché un po' la Brexit è stata vissuta giustamente come un momento, no, di delusione. Tutto quello che Londra in quel momento rappresentava, quindi inclusione, possibilità, multiculturalismo, è decaduto nel momento in cui, insomma, è arrivato il risultato delle elezioni, peraltro inaspettato a Londra, perché Londra è abitata da 3 milioni di europei, tant'è che infatti Londra è stata contro la Brexit, tutto il resto della Gran Bretagna no. Quindi ecco, la Brexit a mio avviso cambia, e vedremo altre ulteriori conseguenze, ma posso dire che negli ultimi mesi, sicuramente, visto che appunto facciamo anche recruitment, è aumentata la difficoltà di alcune aziende nella ricerca di candidati che magari in tempi pre-Brexit era facile identificare. La pandemia, come ha cambiato l'ultimo anno? Che cosa abbiamo visto? La pandemia anche ha creato un'inversione di tendenza. Nell'ultimo anno circa 1,5 milioni di persone, di cui solo 700.000 a Londra, sono rientrati nei propri paesi di origine. Ma sono rientrati, e qui secondo me, questa è la mia valutazione, temporaneamente nei propri paesi di origine. È chiaro che piuttosto che stare in un appartamento nella City, quindi piccolino, piuttosto che stare da soli, magari senza lavoro, distanti dalla famiglia e impossibilitati quindi a viaggiare anche con la stessa frequenza, ricordiamo anche che la pandemia è stata gestita malissimo nei primi mesi dal governo inglese, quindi si aggiunge anche questo timore. Molti sono rientrati, e chi ha mantenuto il proprio lavoro
lavoro lavora da più di un anno da remoto o comunque insomma da molto tempo da remoto dall'Italia o da altri paesi, ma secondo me nel momento in cui le restrizioni verranno meno queste persone rientreranno, tant'è che io quotidianamente parlo con candidati che sono in Italia ma mi dicono tutti aspetto che si potrà insomma rientrare, la situazione migliorerà. Quindi è un'inversione di tendenza nei flussi migratori, secondo me temporanea quella della pandemia. A livello di processo di selezione, che cosa è cambiato? L'ultimo anno tutti i colloqui sono praticamente online, la gente lavora da remoto, io ho candidati inseriti in aziende che non hanno mai messo piede in ufficio dal primo giorno, non conoscono il team se non via Zoom o via Teams e quindi questo diciamo è un primo impatto. La pandemia ha creato dei livelli di disoccupazione che l'Inghilterra non aveva dagli anni 70, raggiungendo un picco del 15-16% di disoccupazione. Ora la situazione sembra che stia un attimino migliorando, vista anche il successo della campagna vaccinale. E la pandemia ha anche creato una richiesta maggiore di flessibilità, cioè ci sono tantissimi candidati che nel pacchetto, no, di offerta salariale, ma anche di benefit, sempre più chiedono la flessibilità e quindi la possibilità di lavorare da remoto. Non solo ora, ma anche quando la pandemia, diciamo, ci auguriamo presto, finirà. Quindi ecco, queste sono un po' le riflessioni su questi due eventi storici, no? Brexit e pandemia. Concludo con le riflessioni, no, su come è possibile attrarre dei talenti. Allora, in primis, secondo me, bisogna un pochino cambiare la cultura, no? La modalità di pensare. Allora, il candidato deve essere necessariamente considerato una risorsa fondamentale per il successo dell'azienda. Io dico sempre, in Inghilterra l'azienda sceglie il candidato, ma è il candidato soprattutto a scegliere l'azienda. In un mercato dinamico e ricco di opportunità, come è Londra nello specifico, ovviamente è anche il candidato che sceglie l'azienda. Quindi in fase di colloquio il candidato vende i propri skills, le proprie competenze, ma anche l'azienda che deve vendere la cultura aziendale, i valori, i benefit, le opportunità di progressione di carriera. Bisogna un attimino abbandonare quella cultura del ti do il lavoro, mi ringrazi a vita, perché non funziona e non funziona a maggior ragione con chi ha già avuto un'esposizione internazionale. Quindi questa secondo me è la primissima cosa da cambiare. Poi, secondo punto, la chiarezza nella comunicazione, la chiarezza a partire anche semplicemente dal salario. Molto spesso l'offerta salariale non è indicata, ma perché? È una perdita di tempo per tutti, per il recruiter, per l'azienda, per il candidato. Non c'è chiarezza nelle mansioni, nelle responsabilità, qual è la progressione di carriera che l'azienda mi offre. Molto spesso, diciamo, si ha timore, no, dei candidati ambiziosi. L'ambizione ha un'accezione negativa in Italia. Se sei troppo ambizioso, no, non va bene. Ma per quale motivo? Cioè, l'ambizione dovrebbe invece essere no, essere considerata in termini assolutamente positivi, perché se io sono ambizioso, è chiaro che voglio fare bene e quindi inevitabilmente il mio fare bene farà anche crescere l'azienda. Quindi ecco, chiarezza in quello che cerchiamo. E poi concludo con questa parte che a me piace moltissimo. Qui si dice hire for attitude and train for skills. Quindi assumi per l'attitudine e insegna gli skills, no? Le competenze. E questo che cosa significa? Che molto spesso, no, le offerte di lavoro sono una lista di candidati perfetti, quindi mille competenze, mille cose che difficilmente andremo a trovare. Allora, a mio avviso, è meglio no, insegnare gli skills mancanti. Se non hai la conoscenza di un software, nel giro di qualche settimana te lo posso insegnare, ma non puoi insegnare l'attitudine, no? Non puoi insegnare la professionalità, l'etica, l'impegno. Queste cose o le hai perché la famiglia, la società te le ha inculcate sin da piccolo, altrimenti non te le posso insegnare io. Quindi ecco, io direi che diciamo è importante anche essere flessibile nella ricerca del candidato perfetto e magari investire
più, ma avere la persona giusta con l'attitudine giusta nel proprio team. Guarda, permesso che condivido ogni punto e che ti ringrazio per i ricchi spunti di riflessione che vengono da un'esperienza consolidata e che ci hai, come dire, offerto. Quel pezzo mancante che vedi tu è un pezzo che, sul quale ci troviamo in Italia a lavorare, quindi questo lo potrei colmare io come ragionamento. La motivazione per la quale le aziende sono così lontane da quello che dici tu è che spesso le organizzazioni sono molto immature. E per organizzazione vuol dire che la loro struttura, la loro strategia e la cultura aziendale sono lontanissime da un approccio che poi in realtà appunto sarebbe vincente. Ora, per fortuna nel nostro lavoro quotidiano si avvicinano sempre più clienti, perché noi questo facciamo, noi ci occupiamo di organizzazione aziendale e controllo di gestione, quindi nel nostro quotidiano ci troviamo con aziende che dicono: mi rendo conto che così non cresco più, mi rendo conto che ho bisogno di cambiare strategia, mi devo fidare di più dei dipendenti, devo delegare di più, la mansione deve rispecchiare soprattutto gli achievement, quindi i risultati, e deve premiare e deve anche rappresentare le accountability, tema sul quale lo cito ogni volta che posso. In inglese c'è una differenza cruciale tra responsibility e accountability, in italiano non c'è. Questo la dice lunga sul fatto che noi chiamiamo tutto responsabilità, ma un conto è essere responsabile del compiere l'azione, un conto è essere responsabile del risultato di quell'azione. Infatti molti dicono: ma io la mail te l'ho mandata, quindi sei stato responsabile dell'azione, ma quello ti ha risposto? No. Quindi non sei responsabile del risultato. Quindi c'è un problema fortissimo di cultura di che cosa sia essere accountable, che purtroppo in italiano non so come esprimere, perché non c'è la parola. E questo già la dice lunga sul problema culturale, no? Quando ti manca una parola, vuol dire che di base non l'hai mai usata, se ci pensi. Pensate che non mi ricordo quante, ma gli Inuit classificano la neve, mi pare, in 35-40 modi diversi. La vedi tutti i giorni, a quel punto cominci a distinguerla. Se invece tu non hai mai pensato che devi ragionare per far proiettare le persone l'ottica del risultato e non del compitino, vuol dire che sei ancora all'interno del modello fordista. Fallo. Qualcuno ti controlla, verifico se l'hai fatto, la responsabilità che non è la tua se l'hai fatto, è di chi ti controlla. Siamo lontanissimi, ok? Però dal mio canto, sarà che sono un inguaribile ottimista, ma noto, e lo noto con i clienti che seguiamo, abbiamo clienti in tutta Italia, da Pavia a Marsala a Mazara del Vallo o a Marsala, noto un cambio di passo, lo noto che davanti a dei fenomeni così gravi, quali quelli che sono subentrati, c'è stata una necessaria presa d'atto che il modello non funzionava e che devo guardarlo in un'altra maniera. Ne parlavo proprio ieri durante un incontro, si parlava del fatto che l'imprenditore è stato costretto a dare fiducia, altrimenti chiudeva. Per cui questo contribuisce a cambiare un po' la riflessione. Di certo è che ancora siamo lontani. Sì. Patrimonio che l'Italia ha disperso negli ultimi anni. Io sono in questo momento sono seduto in ufficio e siamo in Sicilia. E quindi il tema per me è molto caldo, perché non è un dato statistico. Io ho perso amici che non vedo più perché sono a Modena, perché sono a Londra, perché sono a New York. E quindi è un dato affettivo. Non è soltanto il lavoro che si perde, ma si perdono delle reti relazionali. E non tornano. Al mio più caro amico che lavora a Modena e che guadagna 40.000 euro, gli ho detto: conosco un'azienda che per la professionalità che hai te ne darebbe 100. Quindi non stiamo parlando 42, okay. No, vivo meglio qui, vivo. No, ogni volta che vengo in Sicilia mi viene la tristezza del contesto, no, di alcune situazioni al quale non sono più abituato. Il tizio che strombazza per strada mi fa seccare, per dirla pulita. Sì. Allora, questo è chiaro che è la perdita di un patrimonio immateriale sulla quale nessun fisco può mettere le mani.
Speriamo che il trend appunto ci porti da un'altra parte, però ecco, su questo comincio a essere diversamente cauto, cioè non, meno ottimista del passato. Comunque, intanto appunto, siccome ci teniamo a fare webinar che durino giusto 30 minuti per dare dei feedback, per ragionare su dei temi, per essere attenti ad alcune cose, quindi non voglio far perdere altro tempo e siamo al 29° minuto. Se abbiamo così un breve cenno, io il mio l'ho già detto, per cui se Sebastiano vuole dire la sua con una frase, Teresa vuole chiudere, chiudiamo la sessione. Grazie mille Teresa per l'opportunità che ci ha dato di fare insieme questa riflessione. Grazie a voi. Sebastiano. Sì, io ho trovato assolutamente interessante il punto di vista di Teresa, che con la sua esperienza mi ha anche in parte illuminato. Io della branch fiscale dello studio sono sempre alla ricerca di talenti e forse adesso comincerò a mettere in mare così senza nascondermi e cercare anche un cambio di passo nell'organizzazione. Intanto grazie per l'esperienza e per questa tavola rotonda. Teresa, a te la chiosa e andiamo e ci salutiamo. Ma io riprendo un po', diciamo, uno degli ultimi punti. Secondo me, Francesco, come hai anche detto tu, un po' di strada, no? Ce n'è ancora da fare in Italia. Probabilmente l'aspetto più importante e dal quale partire è proprio quello, no? Del modo di pensare. Quindi senza i candidati, senza la risorsa giusta, l'azienda non può avere successo. Quindi questo deve essere la base. Per cui è soltanto con il candidato felice, contento in azienda, che poi, no, si raggiungono risultati a livello di team e a livello di azienda. Quindi partendo da questa base, poi da lì si può andare in più direzioni. La centralità della persona. Sì. Bene, grazie mille a tutti gli intervenuti, grazie nuovamente a Teresa per il tempo che ci ha dedicato e per la condivisione, e grazie a Sebastiano che saluto con affetto. Una buona serata a tutti. A voi, grazie.